Ciao a tutti, oggi video particolare. Ho riportato il primo Mac della mia vita. L'ho riacceso, è un iMac del 2008 da che ricordi. E la cosa particolare è che adesso gli sto facendo fare un super aggiornamento di un sacco di applicazioni che avevo scaricato anni e anni fa. Guardate, sta facendo l'aggiornamento di sicurezza del 2019. E perché l'ho fatto? Prima di tutto per pura curiosità, per sperimentare, per provare. In secondo luogo perché comunque io in questo iMac ho installato un sacco di applicazioni, ma tante, tante, che anni fa avevo trovato gratuitamente perché anni fa esisteva Store News. Era un'app che andava a rilevare tutte le applicazioni rese gratuite per tot tempo e ne avevo veramente scaricate una miriade. E tutt'oggi magari qualcuna di queste può ritornarmi utile. Quindi ho ripreso, ho collegato l'account e adesso sto facendo appunto questo super mega aggiornamento. Ci impiegherà sicuramente quasi tutto il giorno. Utilizzo come tastiera la Logitech blu, mi trovo bene e mi fa un pochino senso, diciamo così, avere appunto sulla scrivania per il momento il vecchio iMac e quello nuovo del 2017. Sembra di essere un po' in uno studio fotografico e niente, voglio vedere se tiene ancora, sicuramente non tiene la botta, però su alcune cose lui era ed è tutt'oggi fantastico e ha fatto saltare fuori il suo costo con la produttività che mi ha dato. Ricordavo che avevo installato veramente un sacco di applicazioni nella barra superiore, temperatura, lavoro della CPU, veramente mi mancava. Ritorno un momentino ancora in questa zona per farvi vedere la differenza di spessore. Questo è l'iMac del 2008, bombato ma comunque molto elegante, che sul lato destro tra l'altro ha anche un lettore CD e un lettore di schede, mentre invece non dico che l'iMac del 2017 sia più sottile, perché si parlerà più o meno di qualche centimetro, cioè inganna l'occhio che comunque nella zona superiore è sottile, poi si va a bombare fino alla zona del supporto. Però guardate che differenza di spessore. Qui abbiamo anche una zona dove butta fuori il calore, qui non c'è più. E niente. Vediamo se riesco a tirarci fuori qualcosa di buono. Se vi piace questo tipo di video, pollicione in su e iscrivetevi al canale di Gabriele. Ciao!